Allora, siamo qui dai nostri cavalli, come vedete sono tutti tranquilli nella loro capannina, addirittura in uno spazio molto ristretto, il che dimostra una bella relazione, un bel rapporto che c'è tra di loro, dove non c'è aggressività, dove c'è tranquillità. Vivere per loro in uno spazio così ristretto e a contatto significa che comunque non c'è aggressività, quello che loro vivono in questo parco gli dà tranquillità, gli dà naturalità. Come ci siamo arrivati? Come ci sono arrivato? Ci sono arrivato dandogli uno spazio ampio in cui poter fare quello che vogliono, dove non sentono forme di costrizione, dove non sentono di dover avere degli impegni, dove noi umani non rappresentiamo un qualcosa che determina per loro una minaccia innanzitutto, ma soprattutto una pretesa di far qualcosa ogni volta che ci vedono, ogni volta che noi vediamo loro. Loro vivono come cavalli, chiaro che sono cavalli in questo momento non più allo stato brado. Ma in un certo senso cerchiamo e cerco di mantenere in loro questa forza vitale del branco e dell'individuo insieme al branco. Cerco di fare in modo che loro vivano il più possibile in uno stato naturale quello che è il mondo dell'equino. Quello che hanno da me e hanno da noi, che cos'è? È la capacità di non avere più il problema del cibo e dell'acqua e soprattutto quello che è il panico, il terrore, l'attenzione continua del predatore. Ormai loro vivendo in questo spazio, avendo ormai preso possesso con tutto quello che è il loro essere, quello che sono i loro sensi, quello che è la loro intuizione dell'ambiente, si sono resi conto che è tranquillo, è un ambiente in cui ci vivono bene, in cui possono dormire, dove possono pascolare e dove non c'è niente che gli dà preoccupazione, niente che li può intimorire, niente che gli fa paura. Tanto più che appunto vivono l'uno a contatto dell'altro senza in questo caso proteggersi. Normalmente invece in natura avviene che qualcuno si prende la responsabilità di proteggere il branco. In questo caso sono lì rilassati, addirittura ibi all'interno della capannina estesa e addormentata. Quindi anche lì grande fiducia in uno spazio molto ristretto, cavalli che potrebbero travolgerla, invece no, lei si sente addirittura protetta dal suo branco, si sente protetta dalla mamma. Gli altri in un qualche modo la tengono osservata, la osservano, sono tranquilli, stanno mezzo addormentandosi anche loro, però comunque nella loro indole c'è questa forma di protezione rispetto al puledro. È una grande bella situazione di tranquillità, però ci siamo arrivati con quello che dicevo prima, in un modo di farli sentire bene, di farli sentire naturali, di far sentire che non ci sono cose in cui qui richiediamo che portino loro a dover fare delle cose. Ci sentono amici, ci sentono partner, ci sentono compagni. Questo non vuol dire che non avremo mai e non abbiamo mai avuto un momento in cui abbiamo fatto delle attività insieme. Tanto più che dopo ne faremo una io e Ibi, in cui mostrerò come in libertà semplicemente con dei sistemi nati esclusivamente per merito del rapporto che si è instaurato tra me e lei e con, diciamo, dei segnali che io chiamo comunicazione, dove lei interpreta la mia gestualità, interpreta la mia postura, interpreta quello che io in quel momento cerco di dirgli e fa in modo di assecondare, anche se più che assecondare fa anche lei, si diverte, quello che io in quel momento gli sto chiedendo non come azione. Non gli sto chiedendo un'azione, gli sto chiedendo interpreta il mio messaggio, interpreta quello che ti sto dicendo con la parola, quello che ti sto dicendo con le mani, in maniera che questo poi non si rivolga ad essere solo l'azione e tanto quindi cosa sarebbe? Sarebbe semplicemente un fare, un interpretare un qualcosa di limitato. Invece io voglio che sviluppi una comunicazione più complessa con me e io soprattutto con lei, perché nel suo modo di muoversi, di agire, capirò quello che anche lei vuol dire a me, quello che anche lei mi sta dicendo come difficoltà o addirittura invece come risoluzione di comprensione. Questo, come dicevo, ci siamo arrivati con un rapporto nato inizialmente con il non fare, cioè il vivere vicino l'uno all'altra, gli altri con i propri cavalli hanno fatto la stessa identica cosa, dove ci siamo presentati a distanza, vivendo nello stesso spazio. Non era ancora questo paddock, che era un po' più piccolo e quindi forse siamo stati leggermente favoriti da uno spazio non enorme, ma comunque anche qui ci siamo accorti che
non c'è nessun problema, nel senso che nel momento in cui loro ci sentono, anche se siamo lontani, sanno già che ci siamo, sanno già che degli umani sono entrati nel loro territorio e quindi saremo comunque in tutti i casi stati presi in considerazione. Comunque in questo paddock cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi a distanza, abbiamo iniziato a presentarci, noi abbiamo preso confidenza con loro, loro con noi, ci siamo ascoltati nei nostri movimenti, visti nei nostri movimenti, loro ci hanno adorato da lontano, ci hanno percepito con la vista da lontano e pian piano tutto questo è diventato, non sto a spiegare come, una forma di confidenza che pian piano ha fatto sì che loro entrassero nel nostro spazio, noi glielo permettessimo e da quel momento è iniziato il lungo percorso della relazione, una relazione che prosegue pian piano, presentandosi sempre di più, prendendo confidenza sempre di più l'uno nell'altro, fino al punto tale che si trasforma in rapporto. Un rapporto che si trasforma così proprio perché c'è tutto un non fare ma facendo, che da non avere nessun tipo di contatto poi diventa sempre più intimo, sempre più, chiamiamolo, con l'uso dei sensi, compreso il tatto e compreso il fatto di stargli vicino e di farci sentire sempre di più usando quelli che sono le loro cose naturali, che sono i sensi, e questo ha fatto sì che diventassimo pian piano sempre più conosciuti e accettati e anche voluti, proprio perché da relazione si sta trasformando in rapporto. Una cosa che io tengo a dire è che tutto questo, quello che vi ho detto, quello che vedrete anche in futuro, quello che vedrete tra un po', non è da riferirsi a niente che riguardi zoantropologia, cognitività, qualsiasi tipo di scienza che in un qualche modo mi possa essere stata associata oppure che mi venga in futuro associata. Questo è il frutto di quello che è la mia esperienza di una vita che si è basata sullo studio dell'altro, sulla percezione dell'altro, sul volere relazionarmi con l'altro, che ho portato sia nella mia vita pratica ma anche nell'ambiente lavorativo, che non c'erano cavalli ma c'erano persone, c'erano altri tipi di animali, ma comunque io intendo altro qualsiasi cosa che non sono. Quindi una volta che l'altro per me diventa uguale a me, nel senso che ha gli stessi diritti, che ha lo stesso modo di esigenza di vivere, diventa importante quanto lo sono io. Io mi relaziono come se non ci fosse differenza, cerco di capirlo, cerco di interpretarlo, cerco di scoprire tutte le sue esigenze e io altrettanto faccio la stessa identica cosa, perché la reciprocità pone questo come obiettivo. Io ho dei diritti come li ha lui e ce li dobbiamo comunicare, ce li dobbiamo dire, ma per dircelo ci deve essere interesse da ambo le parti e qui nasce relazione, rapporto, cioè il rapporto identifica l'intenzionalità, la voglia, il desiderio che ci sia questa comunicazione di chi si è, di come si è, di ciò che si vuole reciprocamente rispetto all'altro e rispetto alle proprie esigenze personali. Io ho portato questo nell'ambiente dei cavalli proprio perché mi sono accorto che i cavalli, come qualsiasi tipo, altro tipo di animale, che sia il cane, che sia qualsiasi il gatto, qualsiasi, non ha nessuna differenza di intelligenza, di esigenze, e si tratta semplicemente di capire diversamente quello che lui vive dentro di sé, quello che è il suo mondo, quello che è la sua parte emotiva. Una volta iniziato questo processo non è stato difficile, perché il cavallo è uguale a me, il cavallo è uguale a un gatto, il cavallo è uguale a un cane, sono semplicemente modi di vivere diversi. Il cavallo è una preda, il cane è un predatore, io sono preda e predatore, ma le funzioni biologiche, le funzioni emotive, tutto ciò che riguarda il nostro io, il nostro essere, è identico. L'esigenza della vita, la voglia della di vivere, il piacere di vivere, ciò che ci fa piacere di vivere, ciò che ci fa temere di vivere, ciò che ci impaurisce, ciò che invece ci porta allegria, è solamente una questione di differenze di metodi, ma in realtà la qualità è la stessa. Quindi se io cerco di dare vita al mio cavallo, interpreto il mio cavallo, interpreto le sue esigenze e cerco di far sì che questo venga compreso da lui e se lo viva come io vivrei una cosa diversa ma che mi porta a vivere la stessa emozionalità, e quindi so cosa significa stare bene, so cosa significa vivere bene. Proprio per questo so cosa significa coercizione, so cosa significa essere obbligati, so cosa significa quando qualcuno ti impone contro la tua volontà, ma so anche cosa significa quando io non capisco una cosa, e questo mi è successo e penso a tutti, e qualcuno di più colto di me, più
come posso dire, avanti di esperienza, cerca di insegnarmi quello che è il frutto di una sua vita. All'inizio magari potrò essere un po' restio ad accettarlo, ma se mi fido di questa persona già sono meno propenso a non credergli. Nello stesso tempo, man mano che questa persona chiarisce sempre di più quello che vorrebbe comunicarmi, arrivo sempre più ad avvicinarmi al fatto di desiderare di comprenderlo. Non sono ancora tanto propenso, ma un po' sono più verso la sua direzione. Arriva un punto che io non ho questa esperienza che lui ha, io non ho la cultura che ha, e quindi mi devo, per l'ultimo tratto di questo cammino di comprensione reciproca, fidarmi di lui, perché non posso non poter farlo, perché è l'unica cosa che mi farebbe far sì di non accettare il suo consiglio, perché mi manca proprio quella parte invece che lui dice e dimostra di avere. Io faccio la stessa cosa col mio cavallo. Io ho un'esperienza umana diversa dalla sua, io ho un quid in più che è l'astrazione, quindi capacità intuitiva, capacità di previsione, capacità di invenzione, di sogno, di modellare una realtà che ancora non c'è, perché comunque prevedo che possano venire dei fattori modellanti di quello che capiterà. Comunque tutti conosciamo cos'è l'astrazione dell'essere umano. Cerco di trasferire questo al mio cavallo, cerco di fargli capire quanto in me può trovare, quanto in me, nelle azioni che vado a compiere, ci può essere di interessante da scoprire, quanto non solo di interessante da scoprire, ma di utile da scoprire, quindi di allevio quelli che possono essere determinati problemi. Se hai in tensione, ti aiuto a venirne fuori, hai bisogno di capire una cosa, cerco di fare in modo di fartela capire. Tutto questo porta ad avere rapporto. Il cavallo è un animale intelligente come tutti gli animali, come tutti siamo noi, in maniera diversa. Io non credo che l'animale cavallo sia diverso dall'animale cane. Penso che abbiano avuto un'evoluzione storica diversa, che dimostri capacità diverse proprio per ciò che è successo, e penso anche che proprio per il fatto stesso che uno è preda e predatore ci sono delle grandi differenze di dimostrazione della propria intelligenza. E io quando mi approccio ad esempio con Ibi e con tutti gli altri cavalli, per me il cavallo è intelligente quanto me, non c'è differenza. Io sono intelligente come lui, lui me le esprime in maniera diversa, lui le esprime proporzionale alle sue esigenze, alla sua voglia di vivere, il modo in cui desidera vivere, il modo in cui ha deciso di superare determinati problemi che gli toglierebbero la capacità di continuare a vivere. Risolve i suoi problemi, non i miei, e io faccio altrettanto. Per cui non posso dire che non è intelligente, posso dire che abbiamo delle difficoltà di comunicazione. Io ho delle esigenze e lui ne ha delle altre. Quando sposiamo queste esigenze, che è il momento in cui entriamo in relazione, in comunicazione di rapporto, dobbiamo trovare qualcosa che ci comunichi qual è l'esigenza reciproca che ci può unire. Questo è compito mio. Sono io che sono andato da Ibi e gli ho detto: vorrei che tu fossi il mio cavallo. Lui non è venuto da me e mi ha detto: ehi Sergio, sai che vorrei essere il tuo puledro? No. Io sono andato da lui, quindi mi devo prendere io la responsabilità di insegnargli un linguaggio tale che mi permetta di trovare insieme a lui qualcosa che insieme possiamo fare, qualcosa che insieme ci porti gioia di vivere, qualcosa che insieme ci porta a crescere. Ma questo è un compito mio, e come lo posso raggiungere? Lo posso raggiungere cercando sempre più di fargli interpretare a lui, anzi a lei, le mie gestualità, la mia parola, quelle che sono le mie intenzioni, quelle che sono i miei desideri, ma questo qui non significa che io non debba fare altrettanto, tanto più invece che io devo studiare il mio cavallo come insieme di animale, ma anche come insieme di emozioni, perché una nozione minima, non voglio dire da veterinario, ma una nozione minima di come lui si vive la vita come essere biologico, devo avercela, sapere come vede, come sente, come devono essere i suoi sensi sviluppati o non sviluppati, tutto quello comunque che riguarda la sua biologia un po' la devo conoscere, perché non posso lasciare al caso quello che sta capitando. Una volta che ho fatto questo, cerco di trasmettergli tutta la mia emozionalità nella maniera più possibile chiara. E il cavallo, Ibi, in questo caso, imparerà chi sono io. Imparerà perché mi muovo in un certo modo, perché parlo in un certo modo, perché mi rivolgo a lei in un certo modo, perché in quel momento mi avvicino o mi allontano. Cioè, mi capisce, mi studia, perché siamo in sintonia, siamo in un rapporto, e quindi lei, come per me,
stiamo cercando un modo di condividere lo stesso spazio, che in questo caso è il parco, e lo stesso tempo, perché siamo lì nello stesso istante, ma soprattutto un qualcosa che ci unisce, che è il rapporto. Questo stiamo cercando di fare. Lei, essendo un animale intelligente, ha capito che io sono entrato nella sua vita. Prima non c'ero e viveva determinate cose. Era un puledrino, stava vicino alla mamma, insieme ad altri puledri, dove la situazione non era tra le migliori, nel senso che c'era un'aria frizzante, perché chiaramente i cavalli erano un po' agitati, insomma, non c'erano le condizioni ottimali per essere rilassati. Poi si è trovata qua, in un parco, con altri suoi simili, con sua mamma, che abbiamo voluto portarla con noi, non l'abbiamo voluta separare, perché per me è importante che lei abbia sentito di avere ancora vicino la mamma, quindi non l'ho portata fuori dal suo ambiente, dalla sua sicurezza. Io non ho voluto trasmettere in lei una pseudo sicurezza, io ho voluto che lei fosse sicura, stesse bene. Io poi intervengo dopo, entro dopo nella sua vita, non voglio che mi prenda come surrogato, non volevo questo. In più è molto bello emotivamente sapere che Ivy aveva sua mamma, ed era molto bello vedere Cleo stargli vicino, proteggerlo, farle vedere che c'era ancora lì con lei. È stato tutto molto bello. Quindi quello che abbiamo cercato di fare, che ho cercato di fare, è farle capire che nel momento in cui io sono entrato nella sua vita, e lei questo l'ha capito, qualcosa era cambiato. Non era più come prima, e se io ero una figura che prima non c'era, noi eravamo una figura che prima non c'eravamo, improvvisamente siamo apparsi, improvvisamente qualcosa è cominciato inizialmente a cambiare, in meglio, uno spazio più ampio, un'aria migliore, rilassatezza, loro che pian piano trovavano nelle loro dinamiche il loro equilibrio, tutta una forma di naturalità e di rilassatezza. E lui, io ero con loro, quindi qualcosa c'entravo, non potevano ignorare questo fatto, Ibi non poteva ignorarlo. In più mi sono presentato lei con tranquillità, avvicinandomi, standole vicino, non con prepotenza, non con intenzionalità, non con un desiderio di quello che sarebbe dovuto venire in futuro. Ibi questo l'ha capito, è intelligente, è una cavalla intelligente, una puledrina intelligente come tutti gli altri cavalli. E qui nasce la reciprocità, quello che io chiamo reciprocità, cioè il momento in cui io ti ho dato delle cose, tu le hai riconosciute, prima o poi tu sai, ma non perché è un dovere, ma tu sai che me le renderai, perché nel rapporto deve essere non univoco ciò che si fa e ciò che si dà, perché altrimenti è altruismo e qui potremmo disquisire di che cosa parliamo. Ma il bello del rapporto è quando ci si dà reciprocamente qualcosa che porta gioia all'altro, porta fiducia all'altro, porta soddisfazione, porta tranquillità, porta ad essere sereni, a star bene insomma. E quando l'altra persona, o in questo caso il mio cavallo, mi renderà qualcosa, come magari dopo vedete che farà, che è un semplice esercizio, ma che dimostrerà che in realtà lo fa per me, si diverte, ma lo fa per me, perché sono io che glielo chiedo, in quel momento mi dirà: ok, mi stai chiedendo qualcosa, ci stiamo divertendo insieme, perché non farlo? Tu mi hai dato tanto, da quando ci sei la mia vita è cambiata, per quale motivo non dovrei farlo? E me lo darà con naturalità. Chiaro, quello che io sto parlando a voce non è il suo pensiero parlato, non prendetemi come pazzo. Io non voglio che pensi, che la gente pensi che io creda che il cavallo parla con le mie parole. Tutto ciò che è significato della sua espressione è il riassunto di quello che io vi sto raccontando, le sue sono emozionalità. Noi però non sappiamo in realtà come pensano. Io non so, ad esempio, chi mi sta ascoltando come pensa. Io credo che pensi come me, ce lo stiamo dicendo, ma non lo sappiamo. Non discutiamo comunque su questo tema molto complesso. Adesso andremo a fare questo tipo di momento di unione tra me e Ibi, che spero che vi possa piacere e che comunque cercherà di dimostrare quanto bel rapporto si è creato tra me e lei, quanta comunicazione io ho cercato di darle per farle interpretare la mia gestualità e quanto lei in un certo senso ha compreso e cerca di assecondare quello che in quel momento gli sto chiedendo, ma non come azione, per cui io non gli dirò di fare delle cose e la mia intenzionalità sarà l'azione, ma essere concentrato su quanto lei capisce il mio gesto, la mia parola, la mia richiesta verbale, ma non come risultato. Io voglio che il risultato sia il conseguente di ciò che è avvenuto prima, perché altrimenti azione è uguale a fare qualcosa che è unica, singola, mentre io voglio che lei si renda sempre più
capace di esprimere le sue volontà. Infatti io ho adattato anche quello che è stato il risultato di questo esercizio, cioè lei non è detto che debba andare a destra o a sinistra quando gli chiedo una cosa esattamente in quel modo, perché anche lei in questo caso ha l'espressione della libertà di decidere di fare. L'importante è che la comunicazione, il risultato sia proporzionale a entrambi. Io volevo questo, tu l'hai fatto, non perché devi essere obbligata a fare esattamente quello. Dov'è la tua libertà, dov'è il tuo piacere? No. Anche in questo lei ha la sua libertà, anche in questo il suo piacere, proprio per questo motivo non ha significato che non lo compia. Si diverte, sta bene, non è imposto, non ha delle regole rigide e quindi a lungo andare, 3-4 volte al massimo, poi dopo ha fatto questo esercizio che adesso chiamo in libertà, poi invece faremo con la lunghina e vi spiegherò di che cosa si tratta, proprio per dimostrare, non a voi, ma far capire quanto in realtà anche con niente si possa ottenere con il rapporto e non solo con i cavalli.